97 quarto comma. Merola Francesco, libero già presente. Avvocato Raffaele Russo, assente. 97 quarto comma. Buro Paolo, libero assente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Quisillo Gennaro, libero presente. Avvocato Stellato, assente. 97 quarto comma. Lombardi Vincenzo, libero già presente. Avvocati Stravino e Corsiero, entrambi assenti. 97 quarto comma. Vitale Francesco, libero già presente. Avvocato Barbato, assente. 97 quarto comma. Piscitelli Michele, libero già presente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Pascariello Domenico, libero già presente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Leonardi Silvio, libero assente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Fusco Stanislao, libero già presente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Zampella Carmine Antonio, libero già presente. Avvocato Carfor, assente. 97 quarto comma. Somma Maurizio, libero assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Rullo Pasquale, libero già presente. Avvocato Stellato, assente. 97 quarto comma. Rigido Mario, libero già presente. Avvocato Vincenzo Domenico Ferrara, assente. 97 quarto comma. Calcagno Eugenio, libero già presente. Avvocato Trigari, assente. 97 quarto comma. Gaudiano Giuseppe, libero già presente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. De Simone Alessio, libero già presente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Guardiano Giovanni, libero assente. D'ufficio dall'avvocato Marco Colaiaccio, assente. 97 quarto comma. Colurciello Maurizio, libero, già presente. Avvocati Tornato Reggia Quinta, entrambi assenti. 97 quarto comma. Bortone Giuseppe, libero assente. Avvocato Del Vecchio, assente. 97 quarto comma. Merola Pasquale, libero, già presente. Avvocati Campana e Zobel, entrambi assenti. 97 quarto comma. Di Stasio Salvatore, libero, assente. Avvocato Di Stasio Domenico, assente. 97 quarto comma. Ciccone Massimo, libero già presente. Presente, Presidente. Libero presente. Difeso dall'avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Pascarella Andrea, libero assente. Avvocato Di Caprio, assente. 97 quarto comma. Candiello Clemente Mauro, libero assente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Di Benedetto Giovanni, libero già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Parenti Maria, libera, già presente. Avvocato Colizzi, assente. 97 quarto comma. Rubino Arturo, libero, assente. Avvocato Rosario Roberto, assente. 97 quarto comma. Maietta Roberta, libera, già presente. Avvocato Francesco Peroni, assente. 97 quarto comma. Parisi Salvatore, libera, già presente. Avvocato Mancino, assente. 97 quarto comma. Per delega orale, avvocato Nicola Zona. Conforti Giuseppe, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Fattore Flavio, libero, assente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Falluto Nicola, libero, già presente. Avvocati De Stavola e Carfor, entrambi assenti. 97 quarto comma. Acaluso Bruno, libero, assente. Avvocato Balbo, assente. 97 quarto comma. Avvocato Razzino, posso metterla per l'avvocato Balbo? Sostituito per delega, avvocato Razzino, Balbo Ciro, avvocato Ciro Balbo assente, sostituito per delega, avvocato Razzino presente. Questa è un'altra bottiglia, non vi parliamo l'intero. Di Siero Claudio, libero, già presente. Avvocato Pigrini, assente. 97 quarto comma. Mastroianni Domenico, libero, già presente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Iannotta Alfredo, libero, già presente. Avvocato Edda Degliasio, assente. 97 quarto comma. Abate Giovanni Enrico, libero, già presente. Avvocato De Stavola, assente. 97 quarto comma. Acquaro Giuseppe, libero assente. Avvocato Ciro Balbo, assente, sostituito per delega. Picone Nicola, libero già presente.
Avvocati De Stavole e Carfro, entrambi assenti, 97 quarto comma. Vetrano Marcello, libero, già presente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Dovidio Mario, libero, assente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Soma Salvatore, libero, già presente. Avvocato Venia, presente. Ricciardi Angelo, libero, assente. Avvocati Giancarlo De Stavola, Maria Luigia Lanna, entrambi assenti, 97 quarto comma. Calmo Tommaso, libero, già presente. Avvocato Anna Maria Miranda, assente, 97 quarto comma. Greco Gianni, libero, assente. Avvocato Anna Maria Ferriero, assente, 97 quarto comma. De Felice Giovanni, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega orale. Racioppoli Angelo, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Corraro Giovanni, libero, assente. Avvocato Avenia, presente. Garofalo Domenico, libero, assente. Avvocato Avenia, presente. Saiano Gennaro, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Braccio Biagio, libero, già presente. Avvocato Mastellone, assente, 97 quarto comma. Canzonieri Nicolò, libero, già presente. Avvocati De Stavolo e Fucarino, entrambi assenti, 97 quarto comma. Barbato Andrea, libero, assente. Avvocato Mariano Marto, assente, 97 quarto comma. Stellato Raffaele, libero, assente. Avvocato Petrarolo, assente, 97 quarto comma. Perillo Tiziana, libero, assente. Avvocato Pagliarulo, assente, 97 quarto comma. Di Donato Nunzia, libero, assente. Avvocato Costanzo, assente, 97 quarto comma. Di Monaco Giuseppe, libero, presente. Avvocato Gianfranco Carluccio, assente, sostituito per delega orale. Avvocato Razzino, presente. Della Ratta Attilio, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Nuzzo Nicola, libero, già presente. Difeso dall'avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Puccino Franco, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. A Campo Rabruno, libero, già presente. Avvocato Avenia, presente. Esposito Guido, libero, assente. Avvocato De Stavola, assente, 97 quarto comma. Mirra Francesco, libero, già presente. Avvocato Mancino, assente, sostituito per delega. Carputo Crescenzo, libero, già presente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. D'Amico Sergio, libero, già presente. Avvocato Reucci, assente, sostituito per delega. Tullio Marco, libero, assente. Avvocati Raucci e Iannelli, entrambi assenti. L'avvocato Raucci è sostituito per delega e l'avvocato Iannelli senza il 97 quarto comma. Di Caprio Luigi, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Italiano Antonio, libero, assente. Avvocati D'Onofrio e Mastracchi, entrambi assenti, 97 quarto comma. Salda Marco Antonio, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Campagnano Stefano, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Pellegrino Salvatore, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Barone Lazzaro, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Parente Sandro, libero, già presente. Avvocato Avenia, presente. Tortorelli Antonio, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Pisano Giulio, libero, assente. Avvocato De Stavola, assente, 97 quarto comma. Iovino Marcello, libero, assente. Avvocato De Stavola, assente, 97 quarto comma. Nardi Nicola, libero, già presente. Avvocato Salzano, assente, 97 quarto comma. Venia, presidente. Ah, pure, Bernardi, sì. Ok. Sostituito per delega, avvocato Venia, presente. Antonucci Francesco, libero, già presente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Iannotta Pasquale, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Trispellino Pasquale, libero, assente. Avvocato Quaglieri, assente, 97 quarto. Presente, se può mettere me 102, avvocato Gaudio, grazie. Va bene. Grazie. Riprendi uno solo, riprendi uno. Sì. Grazie, io continuo. Andreotti Francesco, libero, assente. Avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Capuano Giovanni, libero, assente. Difeso all'avvocato Raucci, assente, sostituito per delega. Infine Campanile Giovanni, libero, assente. Avvocato Letizia, assente, 97 quarto comma. Si dà atto che non sono presenti parti civili e che non è presente neanche nessun difensore delle stesse. Quando verranno, se verranno, ne daremo atto.
Sì, adesso proviamo lo scarico del verbale, due secondi e cominciamo. Presidente, prima dello scarico volevo depositare nomina dell'imputato Salerno Oreste, conferma la nomina dell'avvocato Angelo Raucci con revoca del codifensore. Va bene. Presidente, posso un secondo, avvocato Gaudio, per sostituzioni processuali, mi hanno chiesto dei colleghi. Certo. Sì, allora, per l'imputato se posso essere annotato come sostituto processuale senza il 102 anche per l'avvocato Di Caprio che difende Pascarella, per l'avvocato Colacicco che difende Guardiano, per l'avvocato Morronese che difende Oliva. Grazie. Presidente, chiedo scusa, quando è possibile, noi accennavamo già la scorsa udienza alla necessità di prospettare alcune questioni di carattere procedurale alla Corte, quando ritiene, se ci dà la parola qualche minuto per illustrarlo, sia da parte mia che del collega Razzino, con deposito poi di documentazione. Prego, avvocato. Presidente, chiedo scusa, prima dell'intervento dell'avvocato, chiedo scusa, avvocato, devo solo depositare un CD, se posso così, se dopo magari posso, grazie, avvocato. Allora, presidente, per il verbale, avvocato Gaudio, all'udienza del 10 aprile questa difesa si riservava il deposito di un CD in relazione a quanto aveva riferito il test D'Ambrosio Ettore, quindi adesso chiedo di depositare CD contenente filmati, grazie. La Corte ne dispone la posizione. Un attimo solo, avvocato. Sì, l'altro. Sempre vicino al microfono, per favore, che sennò non può registrare. Presidente, dopo la discussione del perito Antuono, la difesa fece riserva di rivalutare alcuni aspetti di carattere strettamente tecnico-probatorio rispetto alla questione già prospettata in precedenza e valutata dalla Corte, in verità con un provvedimento che sostanzialmente fermava allo stato degli atti la propria valutazione, ritenendo che la questione prospettata dalla difesa in punto di incompletezza degli atti di indagine e dunque di nullità del discreto dispositivo del giudizio non potesse in alcun modo essere ritenuta né, come dire, accoglibile né rilevante la relativa questione di costituzionalità, dal momento che, secondo le indicazioni fornite anche dall'ufficio di procura, l'intera documentazione era stata messa a disposizione delle parti. Questo non aveva potuto creare alcun vulnus rispetto alle posizioni della difesa né alcuna violazione dei diritti difensivi
come da valutazione della Corte. Devo dire che questa ordinanza che veniva emessa, ripeto, ad avviso della difesa, allo stato degli atti, ha avuto poi tutta una serie di sviluppi successivi, perché la difesa con tutta una serie di istanze ha cercato di recuperare una serie di atti e soprattutto una serie di atti di natura strettamente documentale e visivo per comprendere realmente se vi fosse o non vi fosse stata una completezza del deposito degli atti già prima dell'udienza preliminare, in relazione anche poi a quello che sarebbe stato il compendio probatorio da parametrare in relazione al processo in sede di dibattimento. All'esito di tutta questa serie di istanze che noi abbiamo analiticamente ripercorso nell'istanza che poi depositeremo alla Corte, la Corte ha deciso di disporre una perizia e noi abbiamo sentito in questa sede il perito ingegnere Antuono. Ebbene, la escussione di Antuono ci ha consentito di rilevare tutta una serie di dati che ad avviso della difesa sono di assoluto rilievo proprio in relazione alla conferma di quelle che erano state le valutazioni difensive in punto di completezza delle indagini. Perché dico questo? La difesa sostanzialmente partiva dal concetto secondo il quale la intera documentazione relativa a ciò che era successo nel periodo di riferimento collegato ai capi di imputazione non fosse mai stato ostensibile alla difesa, cioè non vi era stato mai un deposito integrale degli atti e la difesa mai aveva potuto interloquire in maniera compiuta, completa, ma soprattutto consapevole in relazione all'esercizio dei diritti difensivi sulla documentazione acquisita o comunque recuperata in fase di indagine. Sulla scorta delle deduzioni difensive, noi abbiamo quantomeno due provvedimenti adottati, o meglio, due interlocuzioni avute con l'ufficio di procura, e segnatamente 27 gennaio e 29 marzo 2023, dove sostanzialmente la procura che cosa ci dice? Ci dice che tutta la documentazione e tutto ciò che era stato effettuato con registrazioni presso il reparto Nilo era stato già consegnato dall'ufficio di procura alla difesa. In ogni caso, se ci fosse stata una carenza, sarebbe stata irrilevante perché riguardava fatti non riguardanti la contestazione, ritenute in ogni caso l'assoluta ed evidente irrilevanza delle registrazioni video relativi al giorno 5, atteso che i fatti di cui all'imputazione si riferivano al giorno 6, dato questo assolutamente non conferente a quella che è l'imputazione, ed ancora lo stesso concetto veniva, ad avviso della difesa, in maniera non rispondente alla situazione di fatto, ribadito in data 29 marzo 23, evidenziato che quanto al punto 3 nella presente fase non è possibile il rilascio di copie delle registrazioni, attesa la necessità di procedere nei sensi di cui al codice di rito, sicché l'istanza è irricevibile, sta di fatto che noi ancora a marzo 2023 siamo alla ricerca della copia di tutti i supporti relativi alle immagini riguardanti i fatti per i quali noi oggi siamo a processo. La rilevanza dei filmati, Presidente, che in un primo momento poteva non apprezzarsi, e i contenuti di quelle registrazioni che forse in un primo momento non potevano adeguatamente valutarsi, all'esito della disposizione della perizia da parte della Corte, oggi appare in tutta la sua evidenza, ma quella perizia ci consente di recuperare in tutta la sua evidenza i vulnera notevoli e non superabili che durante la fase delle indagini si sono verificate e che si sono portate fino all'udienza preliminare. Presidente, noi la questione l'abbiamo fatta all'udienza preliminare. Se la difesa oggi riprende la parola è per evitare che si possano poi creare ulteriori profili di nullità, e lo dico in maniera chiara, dell'intero giudizio, perché noi stiamo andando avanti nel processo portando avanti anche i nostri controesami quando non ci è stata messa a disposizione tutta la documentazione necessaria alla dovuta parametrazione fra le fonti di prova. Ne basti una, abbiamo sentito circa 70 testimoni, anche in relazione a fatti successivi al 6, e per i fatti successivi al 6 noi la documentazione l'abbiamo recuperata, quella visiva, solo dopo che si è avviato il procedimento innanzi alla Corte d'Assise. Cioè noi abbiamo una netta dissociazione fra quello che è il materiale d'indagine,
quello che è il materiale d'indagine che è stato utilizzato per l'udienza preliminare e quello che è il materiale d'indagine che oggi ha la Corte. Se fosse un materiale che è sorto successivamente al decreto che dispone il giudizio, dovremmo dire è documentazione successiva. Ma tutta questa documentazione è documentazione anteriore e questo è un dato chiaro che emerge dalla perizia Antuono. Guardate, la perizia Antuono ci dà una serie di riferimenti che sono fondamentali e noi ringraziamo la Corte che ci ha dato la possibilità di comprendere quello che era successo, perché di fronte ad un muro rispetto alla possibilità di sapere materialmente come ci dovesse comportare rispetto a un materiale inaccessibile, l'unico strumento era la perizia che, ripeto, ringraziamo la Corte per averla disposta. La perizia Antuono ci dà dei dati. Non abbiamo una copia forense di quelli che sono i dati di carattere documentale. Abbiamo sentito Antuono, Presidente. I dati dai quali sono stati acquisiti una serie di riferimenti sono dati che traggono la loro scaturigine non da atti originali e non da atti che sono copia forense, non essendo stati fatti riferimenti alla esistenza dei codici ASH. Quindi noi abbiamo una documentazione che tecnicamente non è certificata. Mi si potrebbe dire, ma si tratta di documentazione che non è rientrante nella tipologia per la quale è necessaria la copia forense. Presidente, non è così. È dall'inizio che noi stiamo discutendo di copie forensi e stiamo discutendo di copie digitali di quello che è il materiale acquisito dal punto di vista della parametrazione rispetto alle fonti di prova di carattere dichiarativo. E allora noi abbiamo certamente, secondo quello che ci dice Antuono, abbiamo una carenza della modalità acquisitiva della prova di carattere visivo che oggi trova la sua conferma nella dichiarazione di Antuono. Senti, ma c'è un altro dato essenziale. Antuono non ha potuto accedere, e ciò risulta indirettamente dalla parametrazione con Izzo, ai contenuti delle registrazioni perché si trattava di documentazione per acquisire la quale bisognava ricorrere ad un programma particolare che sarebbe stato in possesso del solo consulente Izzo. Senti, ma che significa? L'atto, se è un atto nel dominio del fascicolo, è un atto che deve essere verificato, verificabile ed immediatamente acquisibile. Quindi, tecnicamente, noi abbiamo una documentazione rispetto alla quale l'accesso lo riusciamo a recuperare e non è ancora integralmente recuperato, solo in conseguenza di quelli che sono gli accertamenti e le verifiche che la Corte ha disposto. Senti, ci rendiamo conto che delle pennette che sono state utilizzate per fare il recupero di quelle che sono le copie, 3 non sono accessibili e si sono dovuti ricostruire i contenuti. La documentazione originaria dov'è? E ci fermiamo a questo. Senti, c'è un secondo dato. Dalla verifica degli atti, e noi vi abbiamo allegato alla nostra memoria la relativa documentazione, e questo è un dato che è stato acclarato in maniera netta non solo dal nostro consulente ingegnere Porto, ma anche all'interno della perizia Antuono, noi abbiamo all'interno delle videoriprese abbiamo dei tagli. Cioè vi sono dei tagli relativi ad alcuni periodi assolutamente significativi. Quando noi abbiamo appreso dei tagli, Presidente? Lo abbiamo appreso in sede dibattimentale. E in relazione ai tagli, e mi avvio alla conclusione perché si potrà dire sono questioni già poste, Presidente, non è così e spiegheremo di più a più minuto il perché e finiamo, anche perché le argomentazioni sono poi contenute all'interno della memoria. Noi abbiamo un taglio assolutamente significativo rispetto a un FRAM del giorno 5 aprile, guarda caso in concomitanza con l'orario nel quale vi sarebbe stata la famosa protesta, poi vedremo pacifica o non pacifica, che è stata oggetto del rapporto fra ciò che è successo fra il giorno 5 ed il giorno 6. In relazione a quel pezzo, o almeno in relazione a quel pezzo, noi abbiamo nella fase precedente, nella fase delle indagini, un taglio che francamente non ha spiegazione alcuna. Il nostro consulente ingegnere Porto, ma in verità l'argomento, il dato
e fornito anche dal perito d'ufficio ingegnere Antuono, vi diranno che in relazione alle immagini si registrano vuoti e salti rispetto ai quali non vi è giustificazione. Tende a me non interessa fare alcun tipo di valutazione e comprendo, non comprendo come si possa sottovalutare un dato del genere. La esistenza di tagli o di salti qualcosa deve pur significare. Presidente, io non sto facendo riferimento a nessuna volontaria anomalia o ad altro, però voglio dire, nel momento in cui il pezzo che manca è un pezzo significativo di quella che sarebbe una modalità particolare di un intervento e di una modalità particolare di condotte che hanno determinato, secondo la nostra ricostruzione, una conseguenzialità possibile rispetto ai fatti successivi, credo che il dato non possa essere d'amblè sottovalutato o superato, anche e soprattutto perché il dato stesso doveva costituire oggetto di una valutazione possibile ed integrale da parte della difesa. Noi vi chiederemo di poter verificare attraverso la esibizione di questi brevissimi passaggi la evidenza fisica della mancanza di questi pezzi, pezzi che non sono i soli, questi sono alcuni dei pezzi più significativi delle carenze, ma noi abbiamo dei salti all'interno della documentazione visiva. E allora il tema qual è? Noi abbiamo già parlato di questo argomento e francamente ripetere le stesse cose, noi non siamo latini, ripetita forse non iuvant e quindi possiamo essere d'accordo, ma se fossero ripetita. Noi qui abbiamo una condizione attuale di verifica del materiale probatorio e del materiale visivo che è del tutto ulteriore e nuova rispetto a quello che era lo stato dell'arte al momento delle valutazioni precedenti e delle vostre ordinanze. Le vostre ordinanze ci dicono, badate bene, se la intera documentazione non è depositata, si pongono dei problemi in termini di possibile utilizzazione degli atti, si valuterà anche se vi sono problemi relativi alla possibilità di valutare la nullità o meno del decreto dispositivo del giudizio. La questione di costituzionalità da noi posta viene rigettata dalla Corte di Assisi di Santa Maria Capua Vetere perché ritenuta irrilevante in quanto la intera documentazione sarebbe stata depositata. La perizia Antuono oggi vi dimostra che l'intera documentazione non è stata depositata, non è stata depositata e non è accessibile. Quindi noi abbiamo paradossalmente quello che sembrava un vulnus colmato e da voi attestato e individuato come rilevante se vi fosse stato nelle precedenti ordinanze, le posso citare ma sono nel dominio della Corte, oggi quel dato è superato perché la perizia Antuono vi conferma le carenze che voi avete detto, se ci fossero, darebbero luogo alle nullità. E allora prendiamo atto di una situazione. O dobbiamo modificare una valutazione precedente, o dobbiamo prendere atto che nel caso di specie stiamo facendo un processo assolutamente rilevante, assolutamente enorme dal punto di vista del dato probatorio, ma dopo che vi è stata una valutazione pregressa all'esito dell'udienza preliminare che non ha consentito ab origine l'esercizio di tutte le facoltà difensive. Problemi delle pennette, problemi degli hard disk, problema dei salti relativamente ai filmati, su momenti topici e rilevanti, assoluta assenza di tutta la documentazione visiva per i fatti successivi al 6 che rappresentano essi stessi un supporto importante per le condotte che ci vengono contestate non come condotte di tortura ma come condotte di falso o come condotte di favoreggiamento o quello che sia. E allora noi dobbiamo capire, in questo processo la fonte visiva è fonte, se non esclusiva, noi dicevamo nel primo intervento probabilmente il 90% se non più è la fonte visiva. La fonte visiva, se non è il tutto, è quantomeno una necessaria fonte parametrica rispetto alle restanti fonti probatorie. E qui veniamo al tema della valenza dell'eccezione. Non mi basterebbe
un tema di inutilizzabilità di un atto eventualmente non depositato. Non basta, perché la eventuale valutazione di inutilizzabilità di un atto non depositato ridonda a danno della difesa e al danno si aggiungerebbe la beffa. Io devo conoscere tutti gli atti perché li devo parametrare nella possibilità di effettuazione dell'articolazione del mio mezzo istruttorio e della mia attività difensiva. Dire ma se l'atto non c'è non lo usiamo, non va, non basta, anzi è peggio. L'atto serve perché serve a consentire la valutazione del dichiarato rispetto al visivo, rispetto al documentale. Sottrarre eventualmente con lo schermo della utilizzabilità l'atto che si assume in ipotesi carente, mancante, irregolarmente acquisito o altro, significa tagliare la possibilità per la difesa della verifica e del controllo sull'attività d'indagine, che poi è il ruolo primario che spetta al difensore nella fase del dibattimento. E allora purtroppo a me dispiace dover tornare su un tema. Mi dispiace perché siamo a dibattimento inoltrato, ma il tema è troppo rilevante per la difesa ed è rilevante dal punto di vista della correttezza dell'acquisizione della prova e della correttezza della impostazione, della modalità con la quale il canale probatorio e processuale ci ha portato innanzi alla Corte d'Assise. Ripeto, l'approfondimento disposto in questa sede con la perizia, che non nasce certamente da una idea così balzana, nasce dalla necessità e dalla esigenza che la difesa ha manifestato di voler accedere ai contenuti completi di una documentazione che fino a quel momento non aveva potuto avere, ha portato all'esito, perché quello che noi oggi possiamo vedere non lo potevamo vedere prima dell'udienza preliminare. Questo è un dato. Ed è un dato sul quale io non posso non richiamare oggi l'attenzione della Corte. Ci si è detti fino a ieri, ma voi questo lo avete evidenziato o non evidenziato? Non siete stati chiari in quello che avete chiesto? Va bene, imputet sibi. Ma questo è successo, Presidente, perché quella documentazione non si poteva aprire. Questo è successo perché quella documentazione non c'era stata depositata. Questo è successo perché c'era un deficit di acquisizione e di accesso alla documentazione acquisita dal punto di vista informatico e dal punto di vista visivo. Lo stesso tema, Presidente, si presenterà sulle chat, perché qua le problematiche di carattere acquisitivo della prova sono problematiche di una valenza talmente assorbente che corrono il rischio e fanno correre il rischio di minare alla base il processo. L'idea che la prova sia patrimonio di una parte non può passare in un processo del genere. Qui sta passando l'idea, e se va avanti il processo sulla base di questi canali, passa l'idea che la prova è patrimonio di una parte processuale. Noi non saremo mai disponibili a far passare un principio del genere. La prova è patrimonio, semmai, del giudice e delle parti. Ad oggi il giudice deve fare la corsa per acquisire i documenti, corsa che non ha voluto fare il GIP e il GUP nell'udienza preliminare, celebrando un'udienza al limite della ordinarietà. Non voglio andare oltre perché altrimenti si ripetono, e anche in una maniera enfatica che non è propria della fase della questione preliminare, questioni che abbiamo già prospettato. Cioè, noi chiediamo alla Corte di valutare con la massima attenzione ciò che è successo all'esito del deposito della perizia Anturno, che è un atto istruttorio essenziale che la Corte ha disposto sostanzialmente in adesione alle reiterate e forti richieste difensive. Noi, per arrivare a stabilire la verità su quelli che fossero i contenuti dei vari momenti di registrazione, abbiamo dovuto fare almeno 6 o 7 istanze. E non è vero che l'abbiamo fatto solo in dibattimento. Lo abbiamo fatto anche prima, perché la questione noi l'abbiamo posta all'esito dell'udienza preliminare. Colga la Corte in questo nostro atteggiamento, non un atteggiamento di chi vuole creare l'incidente di percorso. Superata la fase, si andrà dove si dovrà andare, ma noi abbiamo il dovere di segnalare alla Corte la totale anomalia di formazione del fascicolo dell'udienza preliminare e la totale incompletezza dello stesso, non rispetto ad atti successivi, ma rispetto alla corretta ostensione degli atti di indagine a disposizione della difesa.
Noi su questo abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione della Corte, anche onde evitare che poi domani si possa incorrere in ulteriori momenti di nullità. Ripeto, il tema sarà riproposto in maniera analoga grazie alle indebite e francamente particolarissime sovrapposizioni sulle attribuzioni delle chat, che si sono potute radicare all'interno dell'ordinanza perché non abbiamo potuto avere accesso a una copia forense integrale dei contenuti dei telefonini. In un materiale di questa consistenza sottrarre anche un grammo di un qualche cosa significa violentare il diritto di difesa. Noi su questo purtroppo non possiamo tacere. Io chiedo solo alla Corte una cortesia, che non è una cortesia, ma chiedo tecnicamente di sviluppare la proiezione dei due frame, quello relativo all'orario 21.47 e 22.56, rispetto al quale non c'è il recupero. La Corte conosce bene qual è il frame di cui facciamo riferimento, nonché l'altro relativo alla presenza di conforti all'interno del reparto dove si trovava il detenuto Achini, altro momento centrale particolare di questo processo, anche sulla valutazione degli aggravanti e quant'altro, da cui risulta come la carenza in due momenti topici del processo è stata carenza che ha inciso sicuramente sulla incompletezza degli atti nella fase già dell'udienza preliminare. Per le richieste, Presidente, noi ci riportiamo alla memoria con la documentazione allegata che depositiamo. Chiediamo solo di poter proiettare, se la Corte ritiene, i video, altrimenti saranno visionati dalla Corte, che sicuramente ne conosce già concretamente i contenuti. Grazie, Presidente. Sì, sono contenuti nella istanza. Presidente, sicuramente. Chiedo allora, dato che erano, abbiamo preparato e daremo tutto, però anche affinché diciamo in aula si possa apprezzare, per è un discorso come dire anche argomentativo, giusto un video, e quello forse più emblematico, per far capire in concreto, quando noi parliamo di vulnus difensivo, di cosa stiamo parlando. Quindi la cortesia è solo uno che dura due minuti, dopodiché produciamo tutte, la Corte avrà già i riferimenti nella memoria, però uno abbiamo l'esigenza per chiudere da un punto di vista proprio argomentativo la questione. Chiediamo un secondo anche che il test si possa allontanare, perché chiaramente è una proiezione di un video. Presidente, non capendo qual è la questione, perché noi oggi abbiamo un'istruttoria, non ho fermato adesso la questione, ma abbiamo pianificato un'istruttoria con l'esame di testi. Qui si sta ponendo una questione processuale ampiamente superata, nel senso che le questioni attenenti all'imputazione sono trattate immediatamente dopo la questione delle parti, già affrontate e chiuse processualmente. Quindi questo dato non può più essere recuperato. Al di là di tutto quello che accade dopo, molte cose che sono state dette sono ininfluenti, irrilevanti, alcune si basano su presupposti errati. Ma in ogni caso siamo in una fase avanzata istruttoria, la fase è superata di gran lunga, non c'è alcuna possibilità in questo momento di recuperare le questioni preliminari in fase avanzata. Quindi l'unico successivo momento per cui la difesa si potrà dolere di queste cose sarà l'eventuale, laddove ci sia appello, impugnazione. Oppure questioni di utilizzabilità da porre esclusivamente e soltanto al momento della dichiarazione di utilizzabilità e lettura degli atti. Quindi in quel momento la nullità è stata superata, questione chiusa, preclusa processualmente come fase. Questione di utilizzabilità, momento finale della lettura degli atti, dichiarazione degli atti utilizzabili, a quel punto si pone la questione della eventuale inutilizzabilità di che cosa, di come. In questo momento, durante l'istruttoria dibattimentale, dobbiamo sentire sei testi, si vuole proiettare un video a quale fine? Per fare cosa? Un video per vedere che cosa? Che manca un frammento del giorno 5? A che quale fine? Per poter fare cosa? Quale questione che è già preclusa? Mi oppongo fermamente a proseguire, io pensavo che si esaurisse la questione rapidamente, perché non possiamo certo pensare di riporre una questione chiusa durante l'istruttoria dibattimentale con i testi a sentire parlando per un'ora. Se no possiamo ricominciare da capo tutto quanto, possiamo fare le questioni anche della richiesta di prove di tanto tempo fa, le questioni della competenza della Corte d'Assise, possiamo fare le questioni di competenza delle 415 bis, potremmo rifare tutto continuamente durante l'istruttoria dibattimentale. Ci sono dei momenti di fase, chiuso il discorso, è preclusa questo dato. Prendiamo la memoria che è stata rappresentata, non mi oppongo fermamente a guardare qualsiasi video in qualsiasi momento che attiene una questione processuale preclusa.
Cioè, possiamo pure dare parola alle altre difese sul punto, che era la prossima lato. Però hanno parlato un'ora, non devi parlare. Non so, credo che il ministero abbia concluso. Spaldi vedere un video, non capisco che. A quali... Cioè, è una questione processuale. Mi oppongo chiusura... fermamente alla possibilità di proseguire con questioni processuali, questioni primarie chiuse. Questo, quindi lei si ferma all'aspetto prettamente procedurale. È possibile procedurale, non c'è proprio questione di trattare. Non entro nel merito, perché a parte le cose da dire che sono. Ma questa è già stata affrontata e chiusa. Non si può più proseguire durante l'istruttoria a proseguire ancora con questa questione. Presidente, chiaramente le ordinanze sono sempre revocabili e qui non si sta ritornando sulla questione preliminare. Si sta dicendo alla Conte c'è stato un elemento di novità. Le repliche no, però, vi prego. Possiamo, le altre difese volevano, sull'eccezione, possiamo intervenire anche noi, brevemente. Io, avvocato Nati, associo ovviamente a tutte le argomentazioni dell'avvocato Stellato, noi abbiamo parlato anche in questi giorni tra le difese, sono comuni, ma perché? E poi venga l'elemento nuovo, perché queste, noi mai, mai ci immaginavamo quello che è successo col deposito della perizia Antuoni. Presidente, scusi, che allora, il consulente non è stato sentito, il perito ha detto le cose inesatte completamente su quello che ha fatto il consulente. Il perito che è stato citato soltanto per aprire dei video che non si aprivano, questa era la questione. Il perito ha detto delle cose, il consulente tecnico e il pubblicitario ha fatto le attività, è il consulente tecnico che sa quello che ha fatto, e quello che dice il perito è errato rispetto a quello che ha fatto il consulente, perché non era il tema del perito, tanto che ci ha messo parecchio per rispondere. Quindi parlare di quello che dice il perito, che serviva soltanto per aprire i dischetti, quando il consulente tecnico del pubblico ministero deve essere sentito colui che ha fatto l'operazione, e dare per scontato una cosa che ha detto così incidentalmente il perito, che doveva fare un'altra cosa senza aver sentito il consulente tecnico del PM, francamente è inimmaginabile. Ora l'abbiamo fatto soltanto perché doveva aprire i dischetti, doveva aprire i pendrive per copiarli. Questa era l'attività del perito, che era un'attività tecnica che surrogava il fatto della copia, praticamente un'attività che avrebbe dovuto fare la segreteria, ma che non era possibile fare perché c'erano i codici. Questo era il dato. Ora il perito ha detto delle cose inesatte e adesso quello è diventato Vangelo, e sentiremo il consulente tecnico e il pubblico ministero, questa divisione risponderà alle domande della difesa e spiegherà quello che ha fatto. Non possiamo prendere quello che ha detto una persona così, che è venuta a fare un'altra cosa, che parla di quello che ha fatto il consulente tecnico e il pubblico ministero, che non lo sa. Cioè, non si può prendere per vero quello che dice un testo così, incardinare tutta questa questione e recuperare una questione predibattimento è chiusa sulla base di quella relazioncina che ha fatto il perito. Non è pensabile. L'approccio principale è il consulente del pubblico ministero. All'esito del consulente del pubblico ministero si potranno fare le questioni. Prescindere che queste sono chiuse proprio. Io la prima volta in vita mia che sento che si recupera 30 volte la questione chiusa in fase di questioni preliminari. Non si è mai sentito. Posso parlare? Posso associarlo? Sono stato introdotto due volte, io per correttezza non sono intervenuto, però era una volta che la vostra ha fatto l'eccezione, penso che la difesa poteva anche, le altre difese potevano avere la parola. Poi il Ministero per un fatto procedurale è intervenuto, però noi ancora dobbiamo intervenire sull'eccezione. Perché siano questioni diverse rispetto a quelle già evidenziate dall'avvocato Stellato? Sì, diverse. Mi associo e parlo dal punto di vista concreto, io. Questo processo, sia nella fase cautelare, sia nell'udienza preliminare, sia quello che voi spesso dite in udienza quando noi facciamo domande ritenute superflue, dice, avvocato, se c'è il video non ci sono problemi. E questo è quello che dà. Nell'ordinanza, in tutti i provvedimenti, la prova inconfutabile è il video di questo processo. È scritto da tutte le parti. I capi di imputazione, perciò vanno in concreto, per quanto riguarda i maltrattamenti e la tortura, sostanzialmente sono dal 6 aprile al 19 maggio 2020. Questo arco temporale noi non l'abbiamo mai potuto verificare fin dalla fase cautelare e soprattutto in udienza preliminare, perché, e perciò vado nel concreto, se nel capo di imputazione è scritto che dal 6 aprile al 19 maggio vi è stata la rasatura quotidiana della barba, vi è stato che tutti camminano a testa bassa e questo è identificato come maltrattamenti e tortura, se io avessi avuto contezza, come ce l'ho adesso, in fase di udienza preliminare, che questo dato c'era o non c'era, le mie determinazioni sarebbero state diverse. Se io vedo, io ancora non lo so, se io avessi visto che nel corridoio ci sono 5-6 detenuti e viene fatta la barba a tutti quanti, io facevo l'abbreviato, presidente. E viceversa, mettiamolo al contrario, se non c'è questo elemento, io in udienza preliminare mi alzavo e dicevo, dottor D'Angelo, guardiamo i video e non c'è questo elemento.
la barba nel corridoio, e qui, è difficile. No, perché, cioè, mi deve, ho capito, mi ma se fa la questione della barba nel corridoio, è chiaro che la barba nel corridoio non è neanche ipotizzabile, tutto può essere. Ma la barba nel corridoio non è immaginabile. È imputato, no? Razzatura quotidiana, ma della capito, barba ma dal 6 aprile parlando... al 19 maggio. Ma scusa, allora, ma non c'è pure la questione. Ma io non l'ho mai guardato i video del 7, la difesa non l'ha mai guardato, il pubblico esterno non l'ha mai guardato, ma anche il pubblico esterno l'ha mai guardato. Ma non l'ha mai guardato come quelli del 5 mattina, ma chi si mette a guardare i video del 5 mattina?